Recentemente sono stato a Roma e per celebrare questa cosa su Minecraft, sulla Invernocraft, costruiamo il Colosseo. Allora guys, questo qui è Minecraft. Allora, ho preso un botto di... no, non ce l'ho qui. Ho spianato lì e ho fatto un po' tipo un cimitero. Raga, guardate qua. Ho preso un botto di pietrisco, perché il Colosseo è fatto in pietrisco, non credo che sia fatto in legno. E niente, la mia idea è di farlo tipo in scala piccolissima, perché altrimenti qua non finiamo più. Mettiamo una crafting table. Una crafting table la posso mettere qui. E nei prossimi episodi costruirò anche dei nuovi, cioè migliorerò la piantagione perché è molto povera così. Poi ci facciamo la stradina, quindi leva questo, leva questo, leva questo. Farò la piantagione più grande nei prossimi episodi. E niente, iniziamo con la costruzione. Sta diventando anche buio, quindi devo andare a dormire. Ora raga, c'ho il Colosseo fuori, quindi vivo in una casetta poracissima, quindi di conseguenza dovrò costruirmi una casa molto più grande. Qui viene tondo, più o meno. Comunque raga, costruire su Minecraft è qualcosa di stra rilassante, veramente molto molto rilassante, e poi il risultato ti dà un sacco di soddisfazione quando lo vedi. Ho paura che verrà, diciamo, assolutamente non tondo. Verrà qualcosa di tipo il circo massimo, verrà qualcosa di molto lungo e poco tondo. Però vabbè. Una cosa identica a quella che ho appena fatto, però specchiata in teoria, in pratica non lo so, sarà tanto in pratica, però ci provo. Il mio cervello non mi porta a capire che cazzo si dice. È uguale! Cosa sta cambiando? Ah, aspetta, ho capito. Ho capito, raga, ho capito. E beh, sono scemo forte, eh. Dovrebbe essere simmetrico in teoria, anche se qui manca, no, non è simmetrico, ma neanche se vuoi. No, ho sbagliato tutto, no. Perché cosa non va bene? Allora, vediamo un po'. Qualcosa non va, ok? Questo qui è un dato di fatto, qualcosa non va. La mia domanda è cosa? Per aver appurato che è tutto quanto completamente asimmetrico, possiamo anche cambiare idea e far direttamente aperto e qui sotto magari costruirci qualcos'altro. Potremmo fare così. Ora, è brutto, molto brutto, quindi devo fare tipo pari. La mia idea è di farlo in costruzione, così ancora se non è finito va bene anche così. Qui ci metto una scala,
Ora è tutta decorazione, raga. Qui c'è un'altra scala per andare su, qui c'è un'altra scala, qui c'è un'altra scala. È veramente brutto, raga, veramente molto brutto. Ok, ho fatto un ammasso qui di legno che potrebbe servire come decorazione. C'è una decorazione decisamente bella, guarda qua, ci sono dei legni, magari lo vengo anche dietro. Ok, così è bello. E ci sono qua dei legni. Ora continuiamo la costruzione per farlo un pochino più bello. Ok, da un po'. Sì, carino. Ora faccio degli slab, metto anche delle crafting table. Mettiamo due qua, una qua e anche, vabbè, una qui, giusto perché ci sta bene, e quello delle slab. Un po' di forellini all'interno, non ci stanno mai male. Prendiamo un po' di scrittori e mettiamoci qua tutta la pietra che deve essere utilizzata per costruire il resto del Colosseo. E ditemi, raga, se volete che lo continui effettivamente oppure se lo lasciamo così con tutte le sue decorazioni di costruzione. Poi il granito ci può star bene per le decorazioni, mettiamo un mucchietto qui, bello. E ci mettiamo anche dei funghi. Ok, non si possono mettere qua, un po' di torce, anche sopra ci mettiamo le torce. Perché no, un po' di decorazione anche sopra, qui ci mettiamo questi e poi due torte. È caduto, uffa. Finito, raga, ho appena finito di costruire il mio Colosseo.
E adesso andiamo a vedere com'è. Però di giorno, anzi, qui ci vanno due torce. Raga, 27 minuti di registrazione, probabilmente la più lunga che abbia mai fatto. Guardate qua, veramente, veramente, veramente carino. Ora screenshotto. Bene, no, aspetta, così forse ancora meglio. Ok, ho screenshottato. E niente, raga, se vi rimane qui, noi ci vediamo al prossimo video. Vi prego, raga, mettete like, perché la mia sofferenza nel stare qui 27 minuti a costruire un Colosseo è stata parecchia. Noi ci vediamo al prossimo video.